Buongiorno cari discepoli e benvenuti al secondo episodio della supina commedia, il Purgatorio. Esattamente come per gli anni precedenti, il Purgatorio contiene quei giochi che nel corso degli ultimi 12 mesi, che ricordo non necessariamente ricalcano esattamente il 2012, anzi comprendono i primi mesi dell'anno in corso, che non mi sono piaciuti, o che meglio, potevano piacermi molto di più, e che invece falliscono sotto questo aspetto per via di alcuni particolari, di alcuni dettagli, di alcune cose di rilevanza magari minore, ma che pertanto non riescono a guadagnare la fama di titolo che mi è veramente piaciuto. Vorrei spendere due parole a proposito di quello che è il video precedente, l'Inferno. Intanto vi ringrazio immensamente per il supporto che mi state dando e per tutti i complimenti, tutte le parole gentili che ho ricevuto. A proposito di Gears of War 3, cioè io immaginavo che toccare alcuni giochi con una fanbase così popolata potesse dare adito a qualche polemica. Ma Cristo! Ma se non sei capace di giocare con Lancer, per forza che ti inculano! Ma sei una siga! Ma sei tu che sei una pippa, ma vai a nasconderti, sei una merda, con cosa vuoi giocare in multiplayer? Un commento per voi. Crescete. Partiamo dunque con la classifica. Vediamo quelli che sono questi fantomatici 5 giochi belli, ma non troppo. A voi. Qui tocchiamo un nervo scoperto. Doom 3 è Doom. Di conseguenza non è molto facile andare a parlarne. E perché? Ma per via della sua storia, del nome che porta. In questo caso veramente siamo con uno dei pesi massimi, come penso per molti altri, è stato un tassello fondamentale del mio percorso formativo all'interno del videogaming. È stato un gioco che all'epoca mi ha stupito, mi ha meravigliato, pur mantenendo intatto lo spirito d'esplorazione, avvincente, avventurosa, che era presente in Doom 2 e Doom 1. Sì, non sarà stato il massimo capolavoro, ma per me è stato un gioco molto importante, molto bello, e ci ho giocato col cuore in mano, con la luce spenta, le cuffie a manetta. Bello, una grandissima esperienza. Però perché dovrei giocarci un'altra volta e un'altra volta? Attenzione, qualcuno ha il mio Doom 3 Steelbox Limited Edition. Lo rivoglio! Ehi, compra di nuovo il nostro gioco e vedrai, non potrai essere deluso! Abbiamo introdotto nuove texture! Oh, abbiamo riveduto e corretto il gameplay! Oh! No, cioè, va bene, io sono il primo che si fa infinocchiare dal ecco la nuova versione dello stesso identico gioco, plaf, passi la presunta rivoluzione delle texture che funziona soltanto con i modelli dei personaggi e nient'altro, che tutto il resto è rimasto inalterato e che quindi sì, vale pur sempre quei 20 euro dell'edizione PC. Ma no! Non potete cambiare una cosa tanto importante come l'utilizzo della torcia! Non so se tutti lo sanno, ma uno dei punti fondamentali di Doom 3, come la velocità di movimento o lo spazio si apre la porta, è la pila, lo strumento che ci permette di vedere l'oscurità, va tenuta come un'arma, quindi al posto di un'arma. Non esiste che per vendere il gioco a più gente cambiate questa cosa assolutamente imprescindibile, perché il senso di vulnerabilità che si ha dovendo scegliere o vado al buio armato o vado con la pila ma disarmato non può venire modificato. In funzione di cosa poi? Della fruibilità? Io ci giocavo tanto bene prima. Questo significa prostituire il proprio prodotto a cosa? Al merchandising più spettato. Vuol dire che se lo faccio troppo old school, i bimbi minchia di oggi non lo comprano. Cazzo, lasciatelo lì! Non potete, cioè, non è una cosa che va cambiata, è come dire
che su Super Mario sia la katana, oppure, che ne so, su... No, su Monkey Island si salta con un tasto, quindi si scansano gli ostacoli, che sennò devi aprire una porta, o che cazzo ne so! No! No, no, no! Magica è un altro di quei giochi che uno prende per caso. Sei lì che ti fai ampiamente i cazzi tuoi, che navighi, che guardi lo store di Steam alla ricerca di qualcosa che ti faccia cadere in trappola, e tac! Mi è piaciuta molto l'idea base di Magica, ovvero questo mago che comanda gli elementi e che può mescolare oltre 16 milioni di miliardi di magie per ottenere muri infuocati, muri elettrificati, muri al laser, oppure buchi neri. È anche divertente andare a cercare le varie combinazioni per poter affrontare al meglio quello che era il nemico maledetto che ti arrivava sempre sui denti. Il discorso è che Magica è uno di quei giochi che dici, lo compri, ci giochi da solo, sfigato, devi avere almeno 20 amici che ce l'hanno, quindi spammalo, fallo comprare alla gente e gioca con gli altri. Magica è molto carino da fare in multiplayer, non solo le modalità classiche, uno contro tutti, tutti contro uno, ma soprattutto per la storia in cooperativa. C'è solo un problema, purtroppo, il gameplay è talmente confusionario, talmente incasinato, che è inevitabile 9 volte su 10 far saltare in aria, in un tripudio di brandelli, di vestito, pelle, capelli e occhi, i propri compagni di squadra. Quindi la maggior parte del tempo, la più grande difficoltà del gioco è cercare di colpire le orde di nemici che ci circondano senza danneggiare irrimediabilmente i nostri compagni. E fidatevi, succede di continuo di farli saltare per aria, con conseguente incazzatura, con conseguente oddio, aspetta che tira adesso, e conseguente morte, checkpoint. Io capisco che probabilmente è quello che gli sviluppatori intendono come bello del gioco, ma io dopo un po' mi sono anche rotto i coglioni. Era più il tempo che passavo a curare, a lanciare le palline curative, a cercare di non colpire gli altri, che quello che stavo attento ai nemici. Di conseguenza mi sono stufato veramente presto, e così, vedendo che anche gli altri miei amici non mi hanno più chiesto di giocarci, l'ho declassato proprio a occasione persa. Mi spiace. Restiamo in ambito piccoli giochi. Binding of Isaac è un progetto indie molto ben realizzato, molto ambizioso e parecchio strano. Penso di non spoilerare nulla a nessuno dicendo che è la prima volta che interpreto un bambino nudo che si fa strada negli scantinati di casa sua per sfuggire alla madre che vuole assassinarlo perché ha sentito la voce di Dio, sconfiggendo mostri orrendi, raccapriccianti e inquietanti a colpi di lacrime. Sì, è veramente un gioco strano, ma è anche un gioco bellissimo, un ottimo action, molto divertente e molto facile da controllare, molto meno facile da giocare. La delusione nei confronti di Binding of Isaac nasce dal fatto che ogni livello generato casualmente contenga di volta in volta un power up o due power up da poter raccogliere. Infatti, nonostante ogni schema sia effettivamente calcolato in tempo reale dal computer, rimangono degli schemi di boss, mini boss, power up che ritroviamo ogni santissima volta. Ciò purtroppo dà adito a uno squilibrio troppo evidente in certe partite. Essendo tutto generato alla stracazzo, perché casualmente non è abbastanza, troviamo dei livelli in cui
Gli oggetti che raccogliamo ci consentono una vita facilissima da autentici dominatori di demoni. Facciamo quel cazzo che vogliamo. Purtroppo altre volte cosa succede? L'esatto contrario, ovvero per tutto il livello o addirittura per due livelli di fila incontriamo mob fortissimi, boss terrificanti e un cazzo di drop. Purtroppo questo è un punto positivo ma anche negativo all'interno del gioco, perché ci sono dei livelli che diventano di una facilità abissale e altri che diventano semplicemente impossibili soltanto per il culo che abbiamo a beccare l'oggetto X o l'oggetto Y. Questo impedisce una vera fruibilità del gioco, perché se io so già che con il primo che trovo potrei fare di tutto a seconda di cosa trovo dopo o niente, dopo un po' mi stufo anche. Bello comunque, valido, dateci un'occhiata perché di carattere ne ha da vendere. Mentre progressivamente l'illuminazione abbandona la mia stanza, andiamo a vedere Silent Hunter 5. Silent Hunter, vi ricorda niente? Probabilmente no, perché Silent Hunter è una saga che è sempre appartenuta al PC ed è una saga che, nonostante un notevole successo nell'arco degli anni 90, è finita progressivamente per venire totalmente abbandonata, se non dai fan più strong, più hardcore. Dovete dirmi se siete capaci di nominare un gioco in cui si comandi un U-Boat. Il più grande terrore nautico della Seconda Guerra Mondiale. L'U-Boat. Io amo i sottomarini e amo gli U-Boat. Siccome purtroppo il mercato non lo fa la gente che ha gusto, ma lo fanno i cazzo di bimbi minchia che difendono lo Gnasher e lo Shotgun su Gears of War 3, succede che un gioco come Silent Hunter 5 vende 4 copie in croce e decreta la fine di una saga che andava avanti da sempre, che aveva accompagnato il giocatore PC fin dalla notte dei tempi. Silent Hunter 5 è stato l'ultimo tentativo di rianimazione del brand. Per la prima volta si presenta con questa interfaccia in cui siamo il capitano e in prima persona dobbiamo gironzolare per il nostro U-Boat, andare a parlare con l'equipaggio, addirittura sbloccare con dei punti morale che si ottengono facendo cose fiche e diminuiscono utilizzando le abilità dei nostri membri dell'equipaggio, come fai il sovraccarico dei motori oppure riscalda i siluri così vanno più veloci. Cioè, per alcuni magari si tratta di un passo indietro rispetto all'esperienza esclusivamente simulativa degli altri episodi, però io l'ho visto di buon occhio perché dava un certo senso di coinvolgimento che altrimenti era impossibile. E sì, aveva tutte le carte in regola per sfondare questo gioco, se non fosse che rappresenta una fetta di giocatori che purtroppo è ridotta allo stremo. Come se ciò non bastasse, Ubisoft ha lasciato in questo gioco una quantità tale di bug e glitch che a confronto un gioco Bethesda ha fatto il beta testing. Non mi si può presentare un gioco che punta tutto sulla capacità di emulare situazioni reali e che poi mi impedisce di essere giocato perché non funziona il rilevamento della distanza per tirare i siluri, oppure non viene calcolato correttamente il consumo di carburante e ossigeno, oppure prendiamo una banchina di sabbia e abbiamo un sottomarino che fa... Cioè, a scanso di equivoci non sarei stato abbastanza bravo da giocarci alla difficoltà più alta col 100% di simulazione, ma anche sapere che non potrei comunque, perché il gioco è buggato, quindi è necessario scendere a compromessi, aiuta. E questo non può che aver ridotto all'osso le già scarse aspettative di vendita del titolo. Quindi Ubisoft, adesso che ci fa i pirati di Assassin's Creed, chissà, magari il prossimo sarà Assassin's Creed U-Boat. Boh.
Io lo compro se ci sono gli U-Bot. Probabilmente, vista la scarsa percentuale di giocatori PC, è dato per assodato che siano i giochi Bethesda quelli con il più gran numero di bug della storia. Il problema è che, come la posizione è appena dietro, anche questo gioco soffre tantissimo di difetti di programmazione. Tripwire Interactive, prima ancora di essere una ditta vera e propria, vince il contest Make Something Unreal e realizza la prima versione del primo capitolo di The Red Orchestra, Hostfront 41-45. Il 13 settembre 2011 esce questo seguito, Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad, e viene distribuito da Valve come un gioco a tutti gli effetti, quindi è veramente un gioco. Chiaramente non si sa mai cosa aspettarsi da un titolo che nasce come mod di un altro gioco, però sembrava quasi che i Tripwire Interactive ci avessero visto giusto, che avessero fatto un grandissimo gioco. E purtroppo, sì, hanno fatto una grandissima mod. Non si può non notare che il gioco manca di uno sviluppo serio, perché se da una parte abbiamo un realismo, una cura nei dettagli, nei particolari, nel peso, nella cadenza di fuoco, nella balistica, nelle uniformi, negli ambienti, nei suoni, nei mezzi, perché non ci sono altri giochi con dei carri armati così ben riprodotti, così dettagliati. Dall'altro abbiamo un motore di gioco orrendo. Non mi sta bene trovarmi con dei compagni che sono non solo ritardati, ma sono pure dei totali imbecilli che, sprezzanti del pericolo, si gettano sotto il fuoco delle mitragliatrici. Così. Allora, quelle due, tre missioni in cui io non comando, quindi non sono io a decidere dove dovrebbero andare, cosa che poi non avviene perché fanno quel cazzo che vogliono loro, i soldati della Wehrmacht, miei compagni, tendono a andare allo sbaraglio, a farsi trucidare come delle pecorelle, pertanto rimango solo io contro 200 russi che fanno tiro incrociato per sbaglio, per forza mi colpiscono. Sono d'accordo che anche in questo caso magari è il multiplayer che prevale all'interno del gioco, ma è un peccato vedere un'opportunità sprecata così, perché il materiale storico non è mai stato preso in considerazione, salvo su Call of Duty 1, quando si faceva il potente cecchino Vassili. La grafica c'è, il comparto tecnico c'è, manca una campagna degna del nome di questo gioco, che meriterebbe tantissimo solo per il multiplayer e che ha un potenziale non sfruttato per i single player. In ogni caso, sì, è un titolo che rimane giocabilissimo, che consiglio, soprattutto adesso che costa poco / un cazzo ed è alla portata veramente di tutti. Giocatelo perché può regalarvi qualche emozione. E con la prima cornice del Purgatorio e Red Orchestra 2 si conclude questo secondo episodio della Supina Commedia 2013. Io ringrazio tutti voi, cari discepoli, per tutto l'affetto che mi state dimostrando. Ringrazio tutti i fanboy di Gears of War 3 per l'affetto che mi state dimostrando a vostro modo e la ragione che mi state dando, parentesi. E non posso fare altro che rimandare il nostro saluto di persona a Mantova, dove sarò presente insieme a tutti gli altri lollanti scrittori dell'angolo di Farenz, per stringere mani, divulgare abbracci e dare tanti tanti baci a tutte le... Sì, vabbè, fanculo, ci vediamo a Mantova. Live long and prosper. Non mi freghi stavolta.